Al comunale Moratti di Tavernelle, per la 15ª giornata di promozione Girone A, i locali di Mister Ciucarelli ospitano il Branca di Mister Caporali. Tavernelle che naviga a metà classifica a 18 punti, Branca primo con 4 punti di vantaggio sulla Ponte Vecchio. Terna arbitrale completamente di Foligno, con il signor Innocenzi che arbitra l'incontro, coadiuvato dai signori Chiocci e Cenci. La cronaca si apre al 12° minuto. Bellucci per il Branca entra in area da sinistra. Calcia di destro, ma il tiro è debole e para Segoloni. Minuto 25. A rendersi pericoloso è il Tavernelle. Con Bevilacqua che si invola sulla destra, mette palla al limite dell'area dove arriva Gangé che calcia al volo ma Lapazio devia. E poi l'azione sfuma per il successivo fuorigioco di Pica. Azione bellissima del Branca due minuti più tardi. Montanari viene imbeccato in area e va alla conclusione, ma la risposta di Segoloni è prodigiosa e l'azione termina con un nulla di fatto. Il primo tempo si chiude senza recupero, vista la sterilità di occasioni da entrambe le parti ed il ritmo basso del match. La ripresa si apre con un'occasione per il Branca al 7° minuto. Sugli sviluppi di un corner la palla arriva ad Alessandro Gaggiotti che però da ottima posizione spara fuori. Stesso copione due minuti più tardi, ma da destra. Questa volta è Ciacci che converge, lascia sul posto due avversari ma calcia alto. Minuto 30, bellissima discesa sulla destra di Pettinari per il Branca che scambia con Bellucci e va al cross in mezzo dove c'è Marco Gaggiotti che viene toccato e per il signor Innocenzi è calcio di rigore. Occasionissima per gli ospiti. Sul dischetto va Alessandro Gaggiotti che va al tiro ma calcia malissimo la sfera che termina alta fallendo il vantaggio. Al 34° minuto grossa occasione per i padroni di casa. A seguito di un calcio di punizione l'azione prosegue. Cross dalla destra, colpo di testa di Meloni che però lasciato solo mira centralmente e Lapazio blocca. Al 44° minuto il match ball della partita è per il Tavernelle con Pica che entra di forza in area, calcia botta sicura ma basso e Lapazio riesce ad opporsi. La gara termina così. 14 sono i punti che dividono le due squadre. Oggi tutta questa differenza non si è vista. La partita l'ha giocata di più il Branca, che ha avuto l'occasione più grossa fallendo il calcio di rigore in un momento della gara che forse avrebbe dato un esito finale diverso al risultato. Il Tavernelle però ha giocato la sua partita, ha avuto le sue occasioni e alla fine ha anche rischiato di portarla a casa con il contropiede di Pica. A conclusione di ciò si è avuta una gara equilibrata, giocata molto tatticamente dalle due formazioni ed il pareggio pare il risultato più giusto. Tavernelle, Branca 0-0. Esatto, ma noi se magari qualcuno di voi non si è accorto, il Branca fuori casa aveva fatto 7 partite, le ha vinte, 6 partite le ha vinte tutte, 15 gol fatti e uno subito. Dunque direi che la mia squadra non aver fatto fare gol a una squadra del genere vuol dire che è stata brava e anche fortunata, perché è normale che il rigore hanno tirato fuori, è una grossa chance, però a parte il rigore anche noi abbiamo avuto le nostre grosse occasioni, addirittura sull'ultimo, e quando fai gol all'ultimo spesso e volentieri le partite si portano a casa. Loro sono forti, come ho detto al tuo collega, noi speriamo di diventarlo il prima possibile e niente, andiamo avanti. Domenica abbiamo un'altra partita in casa prima delle feste, poi durante le feste ci alleneremo bene per prepararsi al rush finale. Sì, io penso che abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo palleggiato abbastanza, abbiamo trovato le buone linee di gioco e abbiamo trovato forse poca ampiezza dove dovevamo cercare, insomma, di andare un pochino più sulle corsie per cercare lì la superiorità numerica. Sapevamo di trovare una squadra che si difendeva tanto, insomma, e provava a ripartire in contropiedi, quindi la nostra partita era incentrata tutta lì. Poi dopo nel secondo tempo abbiamo avuto la grossa occasione con il rigore,
mantenendo sempre comunque il pallino del gioco, provando a giocare per trovare situazioni importanti. Abbiamo fallito purtroppo la situazione del rigore e niente, il pareggio alla fine credo sia il risultato anche abbastanza giusto per quello che si è visto, perché al 90esimo loro hanno avuto una grossa palla per poi andare in vantaggio quando siamo allungati, quindi credo che insomma pigliamo di buono questo pareggio. Questa è una squadra forte che si è difesa bene, ha fatto bene durante l'arco di tutti i 90 minuti, quindi andiamo avanti, cerchiamo di lavorare, chiudiamo questo girone di andata senza sconfitte. Domenica abbiamo una partita importante a Mugnano per provare a ripartire. Credo che i ragazzi hanno la testa giusta e la volontà giusta per cercare di tornare a fare punti, di tornare a vincere gare importanti, insomma di mantenere la prima posizione di classifica. Quindi...